Un bentornato agli amici di Pianeta Giovani. Le immagini che state vedendo sono state catturate dai nostri operatori a Camignone domenica 12 marzo. Gli atleti impegnati sono gli esordienti e nello specifico i primi a gareggiare in questa domenica di Pasqua sono stati gli esordienti del secondo anno, quelli nati nel 1995. 79 gli atleti iscritti per questa categoria, dei quali 66 hanno regolarmente preso il via e si sono contesi il 26esimo trofeo Ernesto Valloncini alla memoria e il trofeo Comune di Passirano. Una corsa che non ha avuto grandissimi spunti o attacchi degni di nota. Tra le squadre più attive sicuramente la Soprazocco, che è proprio all'attacco in questo momento, con un suo atleta che ha portato una lunga in solitaria. L'atleta in maglia giallo-azzurra dovrebbe essere Simone Benedetti, che ha guadagnato alcuni metri. Ancora piccoli allunghi di atleti che provano a scremare il gruppo. Al comando ora sono Michele Sberna della Mazzano e Faita Andrea della Ronco. Come abbiamo detto, non ci sono state azioni eclatanti, ma tanti piccoli scatti che hanno creato comunque un po' di selezione. Infatti, all'arrivo, il plotone si alleggerirà di 25 unità e la media finale risulterà di 36 km orari. Ancora un allungo. A portarlo sono Mattia Vedovello della Soprazocco e Nicola Baratti della Springedi. 5-6 secondi il loro vantaggio sulla prima inseguitrice, Rossella Ratto del pedale senaghese, che precede il gruppo di una ventina di metri. Ci avviciniamo al finale e sono ora Cremonese e Mazzano al comando con alcuni metri di vantaggio sul gruppo. Tra i due e il plotone cerca di uscire un uomo bornato, ma è la Monte Clarence che dietro vuole chiudere per portare dell'aglio in volata. Si avvicina al finale e vedremo chi la spunterà. Siamo agli ultimi metri con Alberto Taormina della Molinello che sembra aver sorpreso tutti, ma proprio nel finale Alberto Dell'Aglio riesce a completare la rimonta e vince anche la seconda gara stagionale bissando la vittoria dell'Odetto. Sul podio sale anche Alberto Coltro della Muggiò. Alberto Dell'Aglio, seconda gara, seconda vittoria, promette bene questa stagione? Sì, è iniziato molto bene questa stagione, è la seconda vittoria di fila e spero veramente di continuare così. Com'è stata questa gara per te? Ma è stata una gara abbastanza difficile, è stata una gara piena di scatti contro scatti, gli ultimi giri ero un po' faticato ma sono riuscito a riposare e a tenermi pronto per la volata. A chi dedichi questa vittoria? La dedico ai miei genitori. Leggiamo la classifica. Decimo Vedovello Mattia della Soprazocco. Nono Ossanna Mattia della Cristoforetti. Ottavo Tagliani Filippo della Soprazocco. Settima Ratto Rossella del pedale senaghese. Sesto Cigala Manuel della Monte Clarence. Quinto Visioli David della Romanese. Quarto Albanese Lia della Ciclistica Lupi. Terzo Coltro Alberto della Muggiò. Secondo Taormina Alberto della Molinello Ciclismo e vincitore dell'Aglio Alberto della Monte Clarence. You don't know what to do, nothing you confess could make me love you less.